Ciao ragazzi, io sono Falcone e oggi sono qua con un nuovo video per parlare un po' di Game Awards. Game Awards che si sono svolti ormai da pochissimo, Game Awards su cui c'è tanto tanto da dire, perché in questo video vorrei un attimino commentare quelle che sono state le premiazioni. Premiazioni per certi versi prevedibili, premiazioni per certi versi un po' fumose e inspiegabili. Ma direi di andare subito al dunque, poi eventualmente faremo anche qualche piccola considerazione finale su alcuni aspetti, alcuni annunci, alcune situazioni un po' così che si sono verificate durante l'evento. Ma passiamo al dunque. Il Game of the Year si combatteva tra Bloodborne, Fallout 4, Metal Gear, Super Mario Maker e The Witcher 3 Wild Hunt, e a vincere ovviamente è stato The Witcher 3. Direi vittoria meritatissima, vittoria prevedibilissima, aggiungerei, perché insomma ce l'aspettavamo un po' tutti che il gioco avrebbe vinto, tant'è che appunto lo sviluppatore dell'anno è stato vinto anch'esso da CD Projekt Red, ovvero gli sviluppatori di The Witcher 3. Anche qui se la giocavano con Bethesda, From Software, Kojima Productions e Nintendo, fondamentalmente gli autori dei giochi che concorrevano per il Game of the Year, per cui anche qui prevedibilissimo e scontato che a vincere appunto sarebbero stati i ragazzi di CD Projekt. Miglior gioco indipendente, ecco qua iniziamo un attimino col giramento generale, perché praticamente diciamo che le nomination erano Axiom Verge, Her Story, Ori and the Blind Forest, Rocket League e Undertale. Già dalle nomination a me verrebbero i brividi, perché di giochi indipendenti sviluppati nel 2015 ce ne sarebbero veramente tanti più meritevoli di quelli che hanno messo, per cui le scelte non me le spiego, così come non mi spiego il fatto che a vincere sia stato Rocket League. Per carità di Dio, è piaciuto tanto a tutti, tutti quanti ci siamo divertiti, su YouTube ha spopolato, però è un gioco che non cioè, appartenendo a una delle categorie che teoricamente dovrebbero denotare, far trasparire maggior genialità, maggiore originalità, maggiore ispirazione, il game design particolare, eccetera, abbiamo fatto vincere un gioco. Abbiamo poi, hanno fatto vincere un gioco in cui si gioca a calcio con le macchine. Adesso io, per carità, i gusti sono gusti di chiunque, eccetera, però in una categoria come gli indie, che non è certo nota per questo tipo di esperienza, avrebbe meritato dei candidati più meritevoli e soprattutto un vincitore che andasse un pochino oltre il concetto speech di calcio con le macchine. Ma vabbè, forse sono io che sono strano. Poi, miglior gioco mobile e portatile. C'erano, che concorrevano per il premio, Downwell, Fallout Shelter, Lara Croft Go, Monster Hunter 4 Ultimate e Pac-Man 256. Pure qua ci sarebbe da aprire una parentesi infinita sulla scelta dei candidati al premio, ma il fatto che a vincere sia stato Lara Croft Go, quando c'era un certo Monster Hunter 4 Ultimate in lizza per vincere, mi fa venire sinceramente i brividi. Poi non so a voi se questo Lara Croft Go vi ha fatto impazzire di gioia, a me personalmente no. Per carità, gioco pregevolissimo, tutto quello che volete, però sicuramente quando parliamo di gioco mobile e portatile, che poi anche lì unire le due categorie per me è un po' inspiegabile e cretino, ma comunque sia, vista l'inutilità di unire questi due mondi, non avrei fatto vincere la Lara Croft Go. Però anche qui forse quello strano sono io. Poi abbiamo miglior narrativa. E qui sono piuttosto contento, perché tra Life is Strange, Tales from the Borderlands, The Witcher 3, Until Dawn e Her Story ha vinto proprio quest'ultimo, che tra l'altro sto per portarvi sul canale, per cui sono molto molto contento che abbia vinto Her Story per tanti motivi, perché insomma è un bel esempio di sviluppo indipendente, è un gran bel prodotto che poi appunto vedrete tra qualche giorno, spero, per cui direi premio meritativo. Poi miglior colonna sonora, anche qui non mi aspettavo nulla di diverso, perché tra Fallout 4, Halo 5, Metal Gear, Ori and the Blind Forest e The Witcher 3 ha vinto Metal Gear Solid 5. E ci mancherebbe pure, scusate il romanismo qua, però direi insomma era abbastanza prevedibile e scontato. Poi migliore interpretazione, qui ha vinto Viva Seifert di Her Story. Anche qua non mi aspettavo niente di diverso, anche perché gli altri candidati erano Mark Hamill come Joker in Batman, Doug Cockle come Geralt, sì Geralt,
sto leggendo, scusate, come Geralt in The Witcher 3, Camilla Luddington come Lara Croft in Rise of the Tomb Raider e Ashley Birch come Chloe Price in Life is Strange. Direi che appunto viva Seifert, per i motivi che poi vi spiegherò in questo video dedicato a Her Story, lo merita tutto secondo me. Poi miglior gioco votato al cambiamento, cioè è una categoria piuttosto ambigua già nella definizione stessa, ma il fatto che l'abbia vinto Life is Strange battendo Her Story, Cibele che ignoro cosa sia, scusate l'ignoranza, Sunset e Undertale, sono contento perché appunto Life is Strange ha introdotto questo concetto di riavvolgimento temporale molto interessante, che ho trovato particolarmente godibile nell'intera avventura, di cui poi non vi ho mai parlato sul canale, ma comunque è un gioco che ho giocato e mi è piaciuto tanto nonostante mi manchi ancora l'ultimo capitolo. Ma rimane il fatto appunto che la meccanica alla base del prodotto è molto molto ben fatta, molto molto interessante, e devo dire che mi auguro venga ripresa in maniera magari anche più ampia e interessante da altri prodotti in futuro, chi lo sa. Poi qua, ecco, qua entriamo un attimino nella situazione un po' così, perché miglior sparatutto. Allora, a giocarsi il premio c'erano Call of Duty Black Ops 3, Destiny The Taken King, Halo 5 Guardians, Star Wars Battlefront e Splatoon. A vincere è stato Splatoon. Perché? Non lo capisco, nel senso che Splatoon è sicuramente un buonissimo gioco, molto molto bello, molto molto divertente, specialmente se giocato in multi, però mi sembra di rivedere l'anno scorso quando il miglior gioco sportivo, il premio del miglior gioco sportivo fu vinto da Mario Kart. Allora, cioè a me sembra un po' una marchetta, lo posso dire, una cosa fatta così tanto per far contenta Nintendo, che non aveva vinto ancora una mazza fino a quel punto, e di conseguenza ho detto vabbè, prendetevi il premio di miglior sparatutto perché almeno andate a casa felici. Non lo capisco. Splatoon è sì un ottimo prodotto, grandi meccaniche da shooter eccetera, però non lo potrei definire uno shooter classico, tradizionale, convenzionale. Con prodotti del genere che si giocavano il premio, darlo a Splatoon mi sembra veramente di uno squallore disumano. Poi ripeto, magari sono io, perché poi vedendo queste cose mi sento io quello strano. Poi vabbè, al di là di queste considerazioni, miglior action adventure c'erano Assassin's Creed, Batman, Arkham Knight, Metal Gear Solid 5, Ori and the Blind Forest, Rise of the Tomb Raider, e ha vinto Metal Gear Solid 5. Ci sta, qua direi che ci sta, nonostante appunto Batman Arkham Knight sicuramente se la giocasse un po' a livello di action adventure, ma comunque sia. Poi passando a migliore RPG, c'erano in lizza Bloodborne, Fallout 4, Pillars of Eternity, The Witcher 3 e Undertale, ha vinto The Witcher 3. Anche qua niente di nuovo sotto al sole. Il miglior picchiaduro poi è stato vinto ovviamente da Mortal Kombat X, anche perché quest'anno non è che sia uscito granché a livello di picchiaduro, per cui la scelta era abbastanza scontata e prevedibile. Miglior gioco per famiglie lo ha vinto Super Mario Maker. Anche qua posso essere d'accordo, nonostante ci fossero Disney Infinity, Lego Dimension, Skylanders e Splatoon, in questo caso l'avrei dato a Splatoon, però no. Le cose un po' senza senso. Poi abbiamo anche qui un'altra categoria che mi ha fatto un po' riflettere, perché parliamo del miglior gioco sportivo barra automobilistico, che così come dissi l'anno scorso mi sembra una gran puttanata unire queste due categorie in una sola, perché non hanno niente in comune se non l'aspetto competitivo. Ma vabbè, in lizza c'erano FIFA 16 vabbè, miglior gioco della, addirittura candidato, vabbè, Forza Motorsport 6, NBA 2K16, Pro Evolution Soccer 2016 e Rocket League, e ha vinto Rocket League. Io qua alzerei le mani, mi prenderei tutto quello che ho e me ne andrei, perché ripeto, Rocket League è sicuramente un ottimo gioco, divertente, tutto quello che volete, ma non gli possiamo far vincere due premi. Con tutto il bene del mondo, quando c'è un certo gioco che si chiama Forza Motorsport 6 in categoria, non puoi far vincere Rocket League, per una lunga serie di motivi che non sto chiaramente a dirvi, perché potete arrivarci da voi. Per cui io non lo capisco veramente, alcuni premi con che criterio vengono assegnati mi sfugge. Poi miglior multiplayer anche qui, Call of Duty, Black Ops 3, Destiny, Halo 5, Rocket League, un'altra volta ce l'avevano messo, e Splatoon, e ha vinto Splatoon. Che vi devo dire? Vabbè, diciamo che va bene, multiplayer sì, per carità, giocato in multiplayer è divertentissimo, però quando ci sono dei giochi come Halo 5 Guardians in lizza, non puoi far vincere Splatoon per tantissimi motivi che onestamente
probabilmente sono l'unico a pensarli questi motivi, però vabbè. Poi migliore direzione artistica tra Batman, Bloodborne, Metal Gear, Ori and the Blind Forest e The Witcher 3 hanno fatto vincere Ori and the Blind Forest, e ci sta, felicissimo quando succedono queste cose, perché è un gioco veramente ben fatto, artisticamente splendido, appunto, non sa, altrimenti non avrebbe vinto il premio, per cui direi che ci sta tutto. Detto questo, i premi sono finiti, e Dio grazie, perché non avrei, anzi no, ne mancava uno che era il gioco più atteso. Allora, tra Horizon Zero Dawn, No Man's Sky, Quantum Break, The Last Guardian e Uncharted 4 ha vinto No Man's Sky. Io sono uno tra quelli che attende questo gioco con più curiosità, però devo ammettere che il silenzio che ha caratterizzato gli ultimi mesi, le ultime settimane, mi ha lasciato un po' perplesso e ha fatto calare parecchio le mie aspettative verso il prodotto. Rimane il fatto che secondo me sarà un gioco straordinario, però, fargli vincere il premio di gioco più atteso mi sembra un pochino una bestemmia. Considerando poi gli altri candidati, tra cui appunto Uncharted, The Last Guardian, Quantum Break e Horizon Zero Dawn. Facciamo vincere No Man's Sky? Facciamo finta che quello sia il gioco che aspettiamo di più? Facciamo finta. Detto questo, io passerei un attimino al commentare due o tre cose in particolare che mi hanno fatto un po' riflettere, su cui volevo spendere due parole per quanto riguarda questo video, che è, allora, prima di tutto, Psychonauts 2. Dio grazie, Double Fine sta lavorando a questo titolo, dovrebbe uscire nel 2017, se non sbaglio, no, 2018. Sarà, si baserà insomma sul finanziamento popolare, per cui anche noi dovremo contribuire nel caso in cui volessimo fare in modo che prenda vita questo prodotto. Credo che non faticherà minimamente a raggiungere i 3 milioni che necessita per completare lo sviluppo, quindi contentissimo da questo punto di vista. Un po' meno contento per un'altra cosa. Allora, Telltale ha annunciato che praticamente svilupperà a breve una nuova serie basata questa volta su Batman. Gli stanno un po' sfuggendo di mano le cose, secondo me. Allora, io sono un amante incredibile di questo tipo di esperienze. Ho giocato a tutti i giochi targati Telltale, mi piacciono tutti, li ho amati tutti, però, credo che sarebbe opportuno e anche un po' come una forma di rispetto verso tutti coloro che hanno sostenuto questa compagnia per anni e che tutt'oggi gli permettono di accaparrarsi queste licenze straordinarie, completare magari quello che è già in corso, magari affrettare un pochino lo sviluppo dei prodotti e soprattutto chiudere tutte quelle serie che sono rimaste un po' appese. Quando cazzarola ce lo vado a uscire The Wolf Among Us 2? E soprattutto, quando cazzarola esce una nuova stagione di Walking Dead? Ci sarebbero tante cose, ma Telltale sta ormai gestendo più prodotti di quanti una mente umana ne possa anche solo concepire, perché hanno Tales from the Borderlands, che sicuramente andrà avanti chissà quando, The Wolf Among Us, Walking Dead, me ne sto sicuramente scordando uno, c'è quello di Minecraft che hanno fatto lo story mode, insomma, ne stanno facendo troppi. Basta, concentriamoci su 2, 3, 4 saghe e finiamo quelle, poi passiamo ad altro. Adesso, io con tutto bene, ma Batman, ma che c'entrava? Io non lo so, non l'avrei neanche fatto un gioco di Batman fatto da Telltale, però sicuramente venderà un sacco, sicuramente io lo comprerò, mi ci divertirò e chi più ne ha più ne metta, però non trovo veramente il senso di fare un gioco di questo tipo adesso. E restando appunto in tema di cose abbastanza inspiegabili, lo spin-off di Michonne per quanto riguarda Walking Dead, sempre targato Telltale. Anche qui, bellissimo, sono contentissimo, basta, fottuti spin-off, facciamo i capitoli fatti per bene, non capisco quale sia il senso di proporre al pubblico sempre piccole cose un po' alla volta, senza poi proporre neanche l'italiano all'interno di questi prodotti, nonostante i miliardi che li stiamo facendo fare anno dopo anno, senza mai fare qualcosa di veramente straordinario che possa rimanere ben impresso nella mente del pubblico. E per straordinario che possa rimanere ben impresso nella mente del pubblico parlo di progetti mastodontici, progetti immensi, enormi, epici, qualcosa di veramente sconvolgente.
Telltale sta facendo tante belle piccole cose, ma niente di straordinariamente grosso che possa fare in modo che il suo nome rimanga negli annali della storia videoludica. Mi piacerebbe che Telltale mostrasse un pochino più di coraggio, un pochino più di voglia di osare per fare qualcosa un po' fuori dagli schemi, che potrebbe anche essere un nuovo prodotto, come poteva essere Batman, proposto sul mercato in forma completa dal primo giorno. Non i fottuti episodi, non li reggo più, ne ho parlato poi già in un altro video e penso che la mia idea sia condivisa da tantissimi di voi. Detto questo, la chiusura ovviamente non può che essere dedicata al buon Kojima, che ieri ha dimostrato quanto Konami lo odi ormai a morte, perché sarebbe dovuto essere presente in occasione dei Game Awards, non ha presenziato perché Konami lo ha bloccato per ragioni al momento di questo video oscure, che dimostrano che probabilmente si è trombato le mogli di tutti i capi di Konami, perché non trovo altre spiegazioni per giustificare questo tipo di ostracismo e quest'odio che stanno dimostrando nei confronti di uno a cui dovrebbero fare semplicemente i ponti d'oro. Detto questo, io direi che il video si chiude qua. Se avete qualcosa da dire, se avete qualcosa da commentare, i commenti sono vostri amici come sempre. Io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.